lavoro, l'immaginazione collettiva, è un deposito che le imprese e le organizzazioni spesso non valorizzano completamente. È un insieme di cose che riguardano persone che, secondo me, vanno prima di tutto sfidate, oltre che coinvolte. Perché questo? Perché ognuno di noi è portato a dare il meglio di sé nell'ambito del lavoro che fa, ma l'innovazione che accade, che a me piace pensare come alla immaginazione collettiva che si diverte, che è stimolata ed è sfidata rispetto a un obiettivo dato o obiettivi che ancora non conosciamo. Ecco, questa è la modalità che secondo me produce l'innovazione vera, quella applicata, che è quella che raccontiamo meno e facciamo di più.